Ritorniamo, per così dire, sul luogo del delitto. Siamo nei pressi di Piazza Fontana e vedete la solita caditoia, la solita grata sprofondata. L'amministrazione comunale non è stata in grado di ripristinarla, ha messo un po' di asfalto proprio perché si era ribaltata, ma ovviamente permane la transenna e permangono tutti i disagi. Sono con il collega Massimo Battista di Una Città per Cambiare Taranto. Massimo, eppure alcuni consiglieri si erano sciacquati la bocca dicendo: abbiamo risolto il problema per aver messo solo poco, un po' appena appena un po' di asfalto, ma la impraticabilità resta, le solite transenne, e vedete voi stessi il disagio che c'è per la viabilità. Beh, le immagini parlano chiaro, Luigi, qualcuno continua a mentire. Qui oggi, sabato 2 settembre, la situazione è la stessa di un mese fa. Punto cruciale, punto fondamentale di snudo del passaggio dalla Città Vecchia a sul ponte di Pietra, ponte Sant'Egidio. Qui oggi c'è l'entrata anche di tantissimi crocieristi. Guardate, le macchine devono fare un giro pazzesco. Questo sta a significare, lo ribadirei sino alla noi, questa amministrazione non gira la città, questa amministrazione è incompetente. Di questo si tratta, Luigi. Non ci sono mezzi termini. Non ci sono più mezzi termini, perché qua parliamo, qua si sta transennando tutta la città con queste transenne messe a disposizione dalla polizia locale, e poi rimangono mesi e per mesi. Vengono qui a piazzare queste transenne, mettono un po' d'asfalto e poi chi si è visto si è... Ma la cosa assurda è che stiamo parlando di ordinaria manutenzione. In una città normale provvederebbe l'ultimo consigliere di quartiere. No, ma qualcuno ha scambiato il suo ruolo, è come se qualcuno è rimasto a pari il consigliere circoscrizionale. Ma neanche quelli... Cioè, qua ragazzi parliamo di cose che dovrebbero essere di una naturalezza fondamentale. Un mese. Il discorso è che qui, guarda, io volevo che qui la gente ascoltasse in presa di diretta. Quanta gente si sta fermando con le macchine, ci chiede di andare avanti. C'è tanta gente che è stanca, si è stufata di questa amministrazione. Questa è l'amministrazione del rendering e l'amministrazione del non fare. Perché voglio ricordare a tutti, sono passati 7 anni che questi amministrano e la città è nel degrado più assoluto. Guardate, ora sta passando il pullman, il bus. Guardate come si devono contorcere, guardate. È mai possibile? Le macchine che provengono, guardate, da via Garibaldi. Vanno in collisione. Tra poco non andavano in collisione il pullman con una macchina. Io vi posso garantire, Luigi, oggi mi fa specie, tantissima gente ci sta veramente fermando e mostrando il proprio apprezzamento. Tanti attestati di stima. Bene, questa è Taranto. L'amministrazione della rinascita che non riesce a ripristinare una caditoia, peraltro la caditoia sporca e completamente tappata, piena, e questa è l'amministrazione che ha seminato la rinascita. Più che rinascita, degrado e transenne, ormai questo è il biglietto da visita.